Allora, sì, come ho già detto, sono molto felice di aver raggiunto questo obiettivo perché quando l'impegno viene ripagato è sempre una grandissima soddisfazione. E il tema di quest'anno era un tema molto attuale che mi ha permesso di cercare di lanciare un messaggio a tutte le persone che si occupano appunto di questo, di proteggere l'ambiente attraverso magari delle rivolte o degli scioperi o come ad esempio quelli che bloccano le strade o vanno a vandalizzare edifici pubblici. E, nel tema ho cercato di esprimere una mia opinione su ciò che si potrebbe fare per riuscire ad aiutare l'ambiente e il mondo, ma soprattutto a ciò che non si dovrebbe fare, perché l'Italia, come tutta l'Europa, è un paese molto ricco sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista culturale e quindi bisogna cercare di far coesistere questi due fattori per poter tenere alto il nome dell'Italia e dell'Europa. E poi c'è anche il fatto che i carabinieri hanno degli uomini preposti a questo scopo, ecco, avete avuto occasione anche di studiare questo tema. Sì, appunto, come viene citato nel calendario del 2023, in cui tutte le immagini storiche sono sostituite da immagini più intriganti e anche più da interpretare, vengono descritti i vari nuclei che si occupano appunto del tema ambiente, del tema ecologia, e questo va tenuto in considerazione per cercare di vedere anche meglio la figura dei carabinieri che al giorno d'oggi ogni tanto viene un po' trascurata e vista magari in modo pessimistico anche dagli stessi ecologisti perché loro sono lì che fanno la loro protesta bloccando la strada, arrivano i carabinieri a portarli via e loro si mettono contro a questa figura, ma in realtà non capiscono che stanno lottando in maniera diversa per le stesse cose. Chi lotta in modo legale, seguendo la Costituzione e le leggi, e chi lotta in modo illegale.